Ecco la vincitrice di questa prima gara di questa bella mattinata di sport. Questa. Come lo sapete, vincerò con le prime tre classificate di ogni gara, in modo quello che non devono allontanarsi per le prime, che ci saranno le promozioni finali. Brava Marti, dai! Dietro la blu, dietro la blu. Dai che sei arrivati, via! Una ragazza del Portenova ha tagliato il traguardo proprio anche le ragazze. La promozione verso mezzogiorno. L'unica cosa che sono organizzati non mi danno il nome dei primi tre classificati e poi mi chiedono un po' se l'hanno lo sanno dove vengono appese fuori le classifiche. Dietro come già detto però me lo chiedono Marti
Giù, vieni, dai. 33. Guarda che Allora. A Clara! A Clara! Colline di partenza, categoria cadetti. Se c'è un allevatore del De Riesi, viene qua un altro porto microfonico. E la fare un po' di più. Sarà quella femminile, allieve junior, senior, amatori e veterani, un percorso di 2700 metri. Dai Dario! Anche arriva Dario, arriva, arriva! Arriva dietro! Dai, dai Simo! Bravo Simo! Bravo! Vai! Volata! Volata! E la nevicava! Dai Ale! Bravo Alessia! Ale! Bravo Ale, bravo Nico! Bravo Anna! Dai Ale! Dai Roby! Dai Roby! Dai Piera! Dai Alessia! Sotto, ragazzi, sotto!
dal traguardo la vincitrice, un'atleta di corso. Ah, lei! Vai Paola! Bergamino Alessia, lo devi passare qua da me, eh? Per il foglietto di auguri. Vedo per la seconda, terza per Paola Testa. Volano queste donne, volano! Ecco le atlete, le categorie femmine continuano a passare sotto l'arco, e qui invito gli allievi. Prepararsi sulla linea di partenza. Giro medio, due grandi per 3200 metri. Poi come previsto per...
Ti fa fare la gara, ti fa fare. Io sapessi che dovevo quando ho finito tutto. Allora si sta concludendo la gara allievi. Bravo. Tiro giù la macchina, questa cosa qua, e tiro il bottino. Arriva, arriva. 303. Thank you.
per 41. Bravi Roger. Ormai diversi atleti della Union Maturiante di Alto Fernando passando sotto l'arco del post-specialist, uno dei sponsor che ci aiuta, per cui ultimo appello per gli amatori di veterani, zona di partenza, controllo il numero e via, partenza, ultimo sparo di questa bellissima manifestazione. Ho già ringraziato, un bel ringraziamento, lo faremo dopo con un bel applauso a tutto al presidente, a tutto lo staff di Jens Erogeno. Ultima gara, forse appunto alle 11.30, forse siamo partiti un po' prima, mezzogiorno. Grande Gio! Piano con i mani! Dai Paolo, sta lì sotto, sta lì sotto! Allora Mar, dai! Guardi perché andate a Tome! Dai Atti, dai! Oh Simo! Vai Gigi! Vai Gigi, te sei quello più franco perché hai chiodo! Thank you.
Mario, bravo! Bravo! Grande Tavo! Capitano, vedo tutto dall'alto. Controlla dall'alto. Controlla dall'alto. Attenzione! Ciao Gianni! Ciao Beppe! Enrico! Enrico, dai! Ciao Enrico! Avevo visto che mi ricavavo. Dai Ale! Dai che finita, bravissimo, dai! Vai Tizi! Voglio che ti succhia la coda! Vai palla, vai jumper, 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 jumper! Oscar, dai! Dai! Carlo! Gianola Serena e Sepremana. Sapete la successione delle categorie che chiamo, per cui prepararsi. Allora, Gianola Serena, terza, seconda, Perin Beatrice, oratorio 2B, vincitrice Ferrari Agnese, polisportiva Bellano. Bel applauso e via i fotografi. Ricordo Nicola, uscito dal CSI da domani, potete vedere molte fotografie della manifestazione. Passiamo Cuccioli Maschi, terzo Villa Alessandro Crono Lario Team, secondo, allora due atleti del Crono Lario Team, Mapelli Jacopo, il vincitore Longhi Ariele con il sportivo oratorio 2B. Prima che siete già serata. No, bravi ragazzi! Alzo su un braccio fisso. Bravissimi! Allora sistemata! Passiamo agli esordienti femmine. Ciacci Caterina, terza. Brava Cati! Stella Alpina. Seconda, Menatti Elisa Wesse Perriese. Vincitrice Buzzella Teresa Santi Nuova Olonio. Sempre non mi ha ancora detto il numero dei partecipanti a questa manifestazione. Avanti, giù ragazzi, bravi! La testa! Deve seccarsi dai nabu, Buzzella non fa più nessuno. Siamo gli esordienti maschi. Terzo, De Angelis Gabriele Wesse Perriese. Secondo, Gianola Jacopo S. Primana. Il vincitore di questa gara di studenti maschi, Pogoni Oscar S. Primana. Bravo Oscar! Bravo!
guardate, come già sottolineate, è difficile trovare in altre gare CSI, ma forse anche FIDA, delle premiazioni così ben curate e poi in cui tutti portano a casa anche un piccolo ma significativo omaggio. Categoria ragazze, terza questa faccia Alessia, centro sportivo Cortenova. Premia Gigi, il nostro responsabile degli giudici. Bravo Gigi. Secondo Corvilla Aurora, centro sportivo Cortenova. Vincitrice Rovenatti Elisa, CSI Morbegno. Come già sottolineato, ci fa piacere la partecipazione delle società della vicina Contati Sordo della Valtellina. Mancava Rovenatti. No, ce l'ha. Passiamo ai ragazzi. Attenzione ragazzi, terzo Donetto Tommaso Virtus Calco. Secondo Mazza Massimo Virtus Calco. Vincitore tra i ragazzi Mascheri Giulio Cortenova. No, va a male. Giovanni già con il conto, vero? Ma dov'è l'angelo? Ve l'ho chiamato. Posto, passiamo alla categoria cadette. Terza di Alterti, Maya Derviese. Seconda, Minatti, Ilaria Derviese. Vincitrice la diga Marta Virtus Calco. Si chiama la Giro Beretta premiale. Esatto. Questa è la seconda. Il terzo, sono indietro. Terza Galperti Maia, seconda Menatti Laria, vincitrice la diga Marta Virtus Calco. Cadetti! Cadetti maschi, vai! Ma siamo i cadetti! Terzo Bordoli, Leon, CSI Morbegno. Quasi subito dopo di te! Bravo! Secondo Artusi Giovanni, centro sportivo Cortenova. Vincitore Damoli Mattia US Derviese. Quando rimangono per altri possiamo fare una premiazione. Allievi, terza Paroli Elisa Cortenova. Seconda, Spano Clara, che ne perdiò Cortenova. Brava Clara! Vai Clara! Brava Clara, brava Eli! Vincitrice Tentori Maddalena Virtus Calco. Brava! Juniore! Allievi! Gigi! C'è un po' di gara, cioè, che è impegnato. Che siamo ripresa. Allievi, terzo, Bessi Mattia, San Maurizio Erba. Secondo, Plevani Andrea, Virtus Calco. Vincitore di questa gara allievi, Di Dio Giovanni Virtus Calco. Bravo Giovanni! Bravo!
Noi termineremo con tre di società e 10 mi sembra premiate 10 società. 7 società. 6 società. Junior femmine, terza classificata Gianola Irene S. Premana. Seconda, Butti Floriana Pimpasturo. E vincitrice De Gani Marta Cortenova. Dalla borsa e fiori e alla terza vita Gigi io scopro Ave grande Marta. Junior maschi, terzo De Divittis Giovanni Pimpasturo. Qual posto delle coppe, ormai è una tradizione, se una scelta giusta, premi in natura. Secondo, Gianola Dionigia S. Premana. Vincitore, Mauri Lorenzo, Rono Lario Tim. Si fa nuova. Senior femmine, no. Ah, che bel pacco, alcuni vincitori, ma anche bello il secondo e il terzo. Senior femmine, terza, Gianola Serena S. Premana. Brava! Seconda, Tagliabue Martina Derviese. Vincitrice Bergamini Alessia Cortenova. Grande Ale, tutte bravi, tutti bravi, eh? Bravi, atlete. Comando, fatevi vedere anche nelle vostre gare federazioni, sempre sempre validissimo. Senior maschi, terzo Corti Massimiliano, Team Pasturo. Secondo, Tagliaferri Manuel Polpagnona. Vincitore, il senior maschi, Molteni Manuel Villaguardia, Como. Bravo! Anche il vincitore che ci ha presentato da una brava signora. Amatori. Amatori a femmini. Amatori a femminile. Terza, Tagliaferri Federica Pimpasturo. Brava.
Conta, secondo De Santis Laura Santi Nuovo Lonio. Vincitrice del gara amatoria femminile Fazzini Simona S. Renana. Brave, brava Simona, brave. Amatori. Amatori a maschile. Terzo Buzzella Mario Santi Nuovo Lonio. Secondo Gianola Giovanni S. Tremana. Premiano Gigi e presidente di Esterodono. Vincitori di questa gara amatoria maschile Bertoldini Tiziano, centro del cortile Cortenova. Amatori di femmine. Terza Mastaglia Angela Polisportiva Bellano. Seconda Lizzoli Angela Pagnola. E vincitrice Testa Paola Dueste Berriese. Siamo le veterane, cari maschili. Veterane, siamo? Tocca il foglio delle veterane. Terza, Riva Augusta Polpagnona. Seconda, Boris Nadia, Polisportivo 2001. Vincitrice di questa gara veterana, Rosa Donatella, ultima premiata del settore femminile. Ultime due gare maschili, poi la sigla di società. Amatori di maschile, terzo patriarca Walter Derviese. Dai Musi! Secondo. Secondo! Secondo Gottifredi Davide Polisportiva Bellano. Vincitore della gara amatori di maschile Pedro Ancelli Roberto Santi Nuovo Lonio. Grande! Eccolo Galino. Ah, Pedro Ancelli. Grande Pedro! Ultima gara maschile a premiare. Veterani, terzo Castelnuovo Giuseppe Secchivate. Bravo amore! Secondo Muttoni Gianni Polpagnona. E sarebbe Polpagnona. Vincitrice.
vincitore di questa gara veterani, l'ultimo premiato, Chico Zelli Graziano, per la partita Pagnona. Dov'è la... la classifica di società. Io a titolo personale dico proprio grazie a tutti, vi ho passato una bellissima giornata, penso come tutti voi, a tutti i livelli, atleti, dirigenti, allenatori, giudici, eccetera, però potrebbe finire, non so se avete ancora più, gridare un buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Non so se devo leggere tutte 12. Buon Natale! Tredicesimo oratorio di Panettone, tredicesimo di S. Rogeno, decima Stella Alpina, nona Crono Lario Tini, ottavo Paul Bellano, sono sei? Settima Polisportiva Bernate, sesta premiata, però ricordate proprio bravi tutti, bravi veramente tutti gli allenatori, i dirigenti, la vostra passione. Sesta Paul Pagnona, oh ragazzi, l'avete preso. Sesta Polisportiva Pagnona. Questo è antico, finivamo al 12:30. Quinta US Derviese. Rimanete lì che mettiamo le prime le foto, Quarta! Avete già segnato l'ordine? Quarta, Virtus Calco! Che mi complimento ancora per la giustissima manifestazione del 19 novembre, 1430. Terzo, che come siete cresciuti? Tim Pasturo! Vai Ale! Come siete cresciuti, ragazzi! Vai Ale! Però si è appunto una buona notizia che verrà preparata l'Invalsassina una piccola pista di allenamento, è vero o no? Vero. Non mi ricordo bene in che zona. Come in prima luna? E penso servirà per gli allenamenti soprattutto. Allora, si vede terzo Tim Pasturo, seconda S. Premana. Vincitrice di questa seconda prova del cammino del calcio SI organizzato dal GS di Rogeno, bravo presidente, bravo tutto il staff. Vincitore Centro Sportivo Cortenova. Un bel applauso finale alle sei società premiate, ma a tutti quelli che oggi hanno voluto venire qua a Rogeno a passare una giornata con un freddo normale dall'inverno, ma comunque una bella giornata di sole, prati e percorso asciutto bello. Verso mezzogiorno iniziamo le premiazioni.